Noi non avremmo permesso la rimozione della cappotta della limousine. E avremmo sicuramente dislocato almeno 200 agenti sul marciapiede. Solo un mese prima a Dallas il nostro ambasciatore all'ONU Hadley Stevenson avevano sputato. C'erano già stati attentati a De Gaulle in Francia. Noi saremmo arrivati a Dallas in anticipo, avremmo studiato il percorso, controllato gli edifici e non avremmo lasciato tante finestre spalancate al tiro in piazza, mai. Avremmo appostato i cecchini in tutta la zona, una finestra aperta e sarebbe stata segnalata. Avremmo setacciato la folla, pacchi di giornali arrotolati, soprabiti sul braccio. Non avremmo mai permesso a nessuno di aprire un ombrello, né alla limousine di rallentare fino a 16 km all'ora e tantomeno di prendere quella curva tra Houston e Elm Street. Si sarebbe sentita la presenza dell'esercito per le strade quel giorno. È andata diversamente. Vennero violate le più fondamentali regole precauzionali che abbiamo. E questa è la migliore indicazione che ci fu un massiccio complotto a Dallas. E chi poteva organizzarlo? Le operazioni in nero, signor Garrison, quelle del mio reparto, gente qua al mio superiore diretto che potevano telefonare al colonnello Reich e dirgli: senti, mandiamo noi un altro reparto d'altal posto a potenziare la sicurezza, voi astenetevi. E quel giorno a Dallas c'erano presenti alcuni membri dello spionaggio militare. Sto ancora cercando di scoprire chi e perché, ma non stavano proteggendo il cliente. Poi c'è Oswald. Lo spionaggio militare aveva un Orwell Lee Oswald schedato, ma tutte quelle carte sono state distrutte. Molte strane cose stavano accadendo e il vostro Oswald non aveva niente a che fare con essi. L'intero consiglio dei ministri era in viaggio in Estremo Oriente. Un terzo della divisione d'assalto stava tornando dalla Germania. Era in volo nei cieli degli Stati Uniti al momento dell'attentato. Alle 12:34 minuti la rete telefonica di Washington andò in tilt per un'ora intera. E sull'aereo che lo riportava a Washington, Lyndon Johnson fu avvisato dalla sala operativa della Casa Bianca che un solo individuo avrebbe eseguito l'attentato. Le sembrano tutte coincidenze, signor Garrison? No. E infatti non lo sono. Il governo era lontano per evitare osservatori scomodi. Le truppe dovevano controllare la situazione. I telefoni non funzionavano per prevenire versioni sbagliate se il piano fosse fallito. Niente venne lasciato al caso. Non potevano permettere che Kennedy ne uscisse vivo. Le cose non furono più le stesse dopo di allora. Il Vietnam cominciò sul serio. C'era un'aria di, non lo so, di finzione al Pentagono e alla CIA. Noi delle operazioni segrete sapevamo che la commissione Warren era tutta una finzione. Ma c'era qualcosa di più profondo, di orrendo. Io conoscevo Allen Dulles molto bene, ero stato spesso a casa sua. Ma per quanto mi sforzi non riesco a capire perché fu incaricato lui di indagare sulla morte di Kennedy, dell'uomo che l'aveva cacciato. Dulles, per inciso, era il protettore del generale Y. Io me ne andai nel 64, per assegnare dimissioni. Non credevo che Kennedy fosse tanto rischioso per l'establishment. E questo è il perché? E questa è la vera domanda, no? Perché? Il come e il chi sono solo diversivi per il pubblico. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia tengono la gente occupata come in un gioco, evitando che si chieda la cosa più importante, cioè perché. Perché fu ucciso Kennedy? Chi ci guadagnò? Chi ha il potere di coprire il tutto? Chi?